Buongiorno a tutti, siamo a Saronno, sono Marco Balestrini, presidente della Rosa Saronno. Vorrei spendere due parole per introdurre la seconda giornata del campionato italiano di società fase regionale allievi. La giornata è bellissima, come è stata anche ieri. Abbiamo avuto 1790 circa iscritti a questa manifestazione. Siamo molto soddisfatti soprattutto per l'andamento delle cose, perché il movimento conferma che in Lombardia c'è del fermento, e del fermento anche ad un buon livello. Di questo soprattutto parlerà Pinzin, che è il direttore tecnico della FIDA Lombardia. Colgo l'occasione per ringraziare non solo gli atleti e gli allenatori, ma anche tutte le persone che hanno collaborato e stanno collaborando alla buona riuscita di questa manifestazione, che tiene sempre alto il nome dell'OSA come organizzatrice di questi tipi di eventi. Passo la parola al Pinzin, che è appunto il direttore tecnico della FIDA Lombardia, per una valutazione tecnica della manifestazione. Buongiorno. Non sono direttore tecnico, ma la mia dicitura reale è fiduciario tecnico regionale. In primis devo ringraziare il dottor Saronno e Balestrini per la splendida organizzazione. Forse da fuori o per chi non è addetto ai lavori sembra una cosa molto semplice. In realtà organizzare questa manifestazione con quasi 2.000 iscritti, io penso che siamo un terzo di tutta l'attività italiana, un terzo dico, con la puntualità fatta ieri, l'ultima gara perciò con soli 10 minuti di ritardo dopo 5 ore di riunione, mi sembra di dover fare un plauso grandissimo agli organizzatori e al gruppo giudici gare. La categoria allievi è una categoria di passaggio, si passa dall'atletica più o meno giocata con i cadetti verso quella dei grandi, almeno i juniores. È una categoria delicata, ci sono alcune individualità di altissimo livello, ragazzi che hanno già fatto la nazionale juniores, hanno già fatto con gli italiani, come la Verdiero Ilaria, come Tortu, quindi sicuramente molte gare di livello decisamente elevato. Speriamo che anche oggi ci sia la serenità di ieri. Io penso che ancora a questi livelli debba essere una festa per i ragazzi. Quando i ragazzi dicono ai genitori no, lasciami qua che vengo a casa con qualcun altro, vuol dire che si stanno divertendo. La parentesi è ancora verso chi è meno fortunato di noi. Abbiamo offerto l'occasione ai non vedenti di partecipare a una gara soltanto per loro, per provare a fare il minimo per i campionati italiani, se non vado errato. Adesso passo la parola alla responsabile del gruppo per disabili, se così si dice. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto all'Osa Saronno che ci ha invitato, al gruppo giudici che ci ha sostenuto qui nella giornata di ieri. La società Osa Saronno ha invitato tutte le società lombarde tesserate per la FISPES, la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, tra cui comprende anche l'atletica leggera, e il gruppo non vedenti ha accolto subito la loro proposta di inserire alcune batterie di corsa nella loro manifestazione. Il gruppo sportivo non vedenti si allena qua ormai da 3 anni nella stessa struttura dell'Osa Saronno, e da quest'anno abbiamo intrapreso una collaborazione con ragazzi dell'Osa Saronno, con i ragazzi del gruppo non vedenti, ossia i ragazzi normodotati si sono approcciati a fare da guida a ragazzi non vedenti e ipovedenti. Credo che sia il primo sodalizio in Italia che una società FIDAL venga affiancata ad una società FISPES. Le società FISPES in Italia hanno piccoli numeri, ridotti, e partecipare agli stessi eventi FIDAL per noi è una cosa grandissima. Perché comunque ci confrontiamo, anche se in batterie separate, con lo stesso pubblico, con gli stessi giudici, ed è un motivo di accrescimento sia per noi sia per loro, suppongo. Vogliamo far vedere che noi non siamo in grado di fare le stesse cose, magari con tempi un pochino più alti,
rispetto alle persone normodotate, ma ciò non implica che non siamo in grado di. Il nostro movimento in generale ha avuto un buon riscontro soprattutto dopo le Paralimpiadi di Londra 2012 e in tutta Italia. Io ringrazio dell'opportunità che ho avuto dal gruppo Rosa Serrano e spero che in futuro ci possano essere altri inviti o comunque altri sodalizi o altre opportunità, perché credo che faccia bene a tutti i movimenti, sia normodotati che con persone con disabilità. E niente, mi dispiace perché in questa manifestazione abbia aderito solo il nostro gruppo, quindi non vedenti Milano, in quanto altre società per motivi organizzativi sono andati altrove. Però suppongo che se questa sodalizio dovesse ripetersi negli anni successivi, e detto magari con un po' più anticipo rispetto a quest'anno, sono sicura che porteremo non solo non vedenti ma anche persone amputate, penso alla Martina Caeroni che è di Bergamo, oppure persone in carrozzina, anche perché di gare di atletica leggera ce ne sono pochissime in Italia, quindi bisogna accogliere il più possibile, cercare di essere sempre presenti e cercare di dare anche il nostro contributo se si può. E niente, io ringrazio tutti, spero che oggi possa essere una giornata come ieri. Il nostro gruppo, tutti i ragazzi che hanno partecipato hanno ottenuto il minimo per andare ai campionati italiani paralimpici che si svolgeranno a Grosseto, quindi sono entusiasti e spero in questa mole dita per la buona riuscita anche di oggi. Grazie a tutti, passo la parola a Valerio. Vorrei chiudere ringraziando sia Pinzin che Michela. Sicuramente Rosa Serrano intende proseguire questa collaborazione perché è giusto anche, tra virgolette, diversificare in modo che anche i ragazzi capiscano cosa voglia dire avere degli impegni sociali. Siamo contenti, speriamo e ringraziamo anche la FIDAL che ci ha dato la possibilità di inserire le gare e di continuare su questa strada. Voi siete più che benvenuti sia nell'indoor che nell'outdoor con i limiti che possiamo avere degli spazi. Grazie ancora a tutti. Bene, buongiorno, sono Roberto Strada, sono qui con il podio del lancio del martello. Abbiamo qua il terzo classificato, Marco Leone. Salve, sono Marco. Alessandro Grizzassi. Salve, salve. E il campione, nonché anche campione regionale dello scorso anno, Giacomo Proserpio. Salve. Allora ragazzi, fate una breve presentazione di voi, dai, iniziamo da Alessandro. Io sono Alessandro Grizzaffi, la gara oggi è andata molto bene, ho fatto personale, ho fatto 54 e 70 e ringrazio tutti gli amici e l'Atletica Riccardi che è il mio sponsor. Bene, bravissimo Alessandro, ora passiamo a Marco Leone che oggi è arrivato terzo. Beh, è andata abbastanza bene la gara. Era da tanto che non lanciavo, un mesetto, però ho fatto 52, il personale 55, quindi è andata abbastanza bene, sono contento di lanciare, lancio da tanto. Bene, bravissimo Marco, un po' timido davanti al microfono, ed eccoci invece con il campione regionale uscente, nonché vincitore di oggi con la misura di
63 e 12. E niente, sentiamo Giacomo. Sono Giacomo Proserpio, oggi ho disputato la gara dei campionati societari e regionali. E niente, oggi con sì, 63-12 è quello che volevo fare. E il mio personale è di 65 che ho fatto inizio anno e spero di migliorarlo nelle prossime gare. Va bene, grazie Giacomo delle tue parole e auguri per magari la convocazione nazionale. Grazie mille. Ecco qua, allora, Ilaria Verderio, una delle speranze dell'atletica lombarda e non solo, anche della nostra atletica italiana. È classe 1998, atletica professo, e sentiamo un po' dalla sua voce cosa ne pensa di queste due giornate di gare. Che specialità hai fatto? Parlaci un po' del tuo curriculum e parlaci anche dei bellissimi risultati delle gare indoor dei campionati italiani, perché è un'atleta poliedrica che può spaziare dalla velocità pura alle gare con ostacoli. Io dal mio punto di vista mi auguro che sia un'ottima ostacolista nel futuro. Dimmi tutto Ilaria, allora, che gare hai fatto in queste due giornate di campionati di società categoria allievi? Allora, ieri come prima gara, diciamo, per aprire questo campionato di società, un 400. Tempo? Tempo 55 e 59, contentissima anche perché... Hai fatto il personale abbassandolo di quanto? Quello indoor era 56 e 20, quindi sì. Quindi ha dato una bella spinta a sì, questa sì. prestazione. Molto contenta. E oggi ti sei ripetuta. Sui 400 ostacoli, anche con un po' di pasticci, comunque contentissima perché ho abbassato il personale a 1.01 e 31, che se fossimo in area di campionati mondiali come l'anno scorso sarebbe già il minimo categoria allieve. Invece tu che aspettative hai? Perché ci sono dei fortissimi appuntamenti quest'anno per le allieve, vero? Sì, con i 400 ostacoli io spero di andare ancora meglio e di abbattere... Di andare a Baku? A Baku, sì, sì, spero. Dove si tengono i trials? Dove si tengono le qualificazioni per le Olimpiadi della categoria allieve. Quindi sarà una nostra pedina della nazionale molto
Molto brava. Senti un attimo, dicevi che ti sei trovata un pochettino, cosa hai incontrato di difficoltà nella ritmica oggi della gara? Dimmi un po' se... Allora, oggi... modifiche... Sì, sì, sicuramente, cioè modifiche no, perché io spero di finire tutta la gara cambiando da 16 a 17, cioè 16 passi, primi 5 e poi 17 per concludere, per la chiusura, esatto. Oggi ho provato, ho fatto un'altra prova, io ho fatto due gare, nostri 400 ostacoli, la prima, quella dove ho fatto 1.02, ero partita un po' lenta, cioè vedendo così, però avevo chiuso con 19 passi, quindi... Ma sono sicuramente troppo numerosi per la tua... Infatti sono arrivata che potevo darne ancora molto, certo, di più. Oggi ho provato a partire più forte, ma troppo forte, perché sono arrivata troppo sotto i primi due ostacoli e quindi poi l'ho pagata alla fine, potevo chiudere in 17, ho chiuso in 18, però sono contenta perché ha già abbassando, vuol dire che ho migliorato qualcosa e adesso ho capito bene che... Allora, io in tutta sincerità penso che l'atleta sia decisamente modesta, sta parlando di una ritmica diciamo molto semplice, e io penso invece che tu sei in grado assolutamente di fare la ritmica chiudendo non in 18 ma in 17 e facendo tranquillamente i 16 se non addirittura i 15 ai primi. Certo, la gara presuppone una valutazione ritmica, per cui non si possono buttare delle falcate a caso, ma bisogna mediare la prima parte con la seconda, e quindi giustamente l'atleta ha ragione di fare tutti questi calcoli ritmici. Senti, ma dici i tuoi risultati delle indoor, dai. Campionessa italiana indoor? 200 con 24.57. E poi la staffetta? La staffetta, benissimo, anche qui abbiamo fatto il record italiano. Record italiano con la squadra della Prosecco. Sì, sì. Nella staffetta 4, nella staffetta 4 per 200, cioè 4 per un giro indoor. Allora, salutiamo la nostra splendida Ilaria, mi auguro di incontrarti, ma noi ci vediamo, e un ottimo futuro e un bellissimo momento di allenamento e di esperienza. Ciao Ilaria, ciao, grazie per questa intervista. Sempre dal campo di Saronno, sempre i campionati di società lieve allieve, e così camminando un passetto dopo l'altro troviamo anche un personaggio che allievo non è più e che da allievo ha portato comunque il nome di Saronno molto avanti, poi ha continuato da junior e adesso siamo al primo anno promesse. Allora, Lorenzo Perini, reduce l'altra settimana in occasione del 25 aprile del meeting di Modena, e ha vinto la gara, però penso che ci sia qualcosa da dire in merito. Dici un attimo a che punto sei della tua preparazione, quali sono i tuoi prossimi appuntamenti e come vedi la tua stagione 2014. Ma siamo a buon punto della preparazione sicuramente, stiamo lavorando tanto, ma davvero tanto, e niente, l'ultima gara purtroppo non è andata come speravamo, perché ho ancora un problema col braccio sinistro che, passando l'ostacolo, lo allargo troppo e di conseguenza ho toccato dentro un mio compagno, no? Un compagno di fianco nella corsia, nella terza corsia. Di conseguenza mi sono sbilanciato e la gara un po' è stata quel che è stata. Adesso, nonostante questo, il tempo 14.12 non è, senza artene parte, diciamo, non è male, ma non è neanche benissimo. Quindi appuntamenti per vedere di migliorare questa situazione agonistica saranno? Allora, i prossimi appuntamenti sono i CDS assoluti a Busto Arsizio, dove farò i 120 ostacoli, eventualmente la staffetta e poi 200 metri il giorno dopo. E poi c'è un meeting a Salisburgo, dove anche lì affronterò un 610 e poi i vari campionati italiani assoluti e promesse. Quindi la stagione si sviluppa in appuntamenti, diciamo, a grandi linee, ogni blocco di due settimane c'è un reale appuntamento agonistico di rilievo. Il 10 e l'11 di maggio, poi avremo Salisburgo il 23 e il 24 di maggio, quindi campionati italiani promesse a Torino al 6-8 di maggio,
e successivamente il lavoro prevederebbe la partecipazione ai campionati del Mediterraneo, ai giochi del Mediterraneo, che quest'anno sono categorie promesse e si terranno ben vicino a Marsiglia, ed è uno degli appuntamenti importanti della stagione. Al seguito poi ci saranno i campionati assoluti a Rovereto e chi vivrà vedrà. Diciamo che la stagione agonistica internazionale prevede i campionati europei assoluti a Zurigo. Come ti è sembrato? C'è stata una differenza dalla categoria junior alla categoria promesse? Quali sono state le problematiche? Gli ostacoli come sono cambiati? Di un po' qualcosa in merito alla specialità. Sicuramente il gioco è cambiato e affrontare i nuovi allenamenti più intensi, più numerosi, non è stato facile. Sono stati momenti in cui veramente sentivo di non riuscire a reagire per esempio ai lavori di forza, a cui non sono stato abituato più di tanto, giustamente, perché nel processo di crescita uno deve comunque aumentare prima o poi la propria massa muscolare, la propria forza, dato che gli ostacoli sono più alti di 6 cm, che a parole sembrano una stupidata, sembrano nulla, ma poi quando uno comincia ad affrontarli davvero con serietà, la differenza comincia a sentirsi ed è tanta, però siamo qui per reagire. Certo. Concludiamo questo dialogo ricordando comunque che hai trascorso un inverno che ha avuto degli appuntamenti di una certa risonanza, perché hai svolto sia i campionati indoor sui 60 ostacoli promesse che assoluti, e di un po' come è stata la situazione, come ti sei trovato e che cosa ne pensi della tua stagione invernale. Beh, è stato molto bello esordire con gli ostacoli alti, sono riuscito ad affrontare i campionati italiani Under 23, arrivando secondo di un centesimo, di fianco al mio amico, nonché avversario a San Fofana, e agli assoluti sono arrivato terzo, e mentre primo è arrivato dal Molin, che è una atleta di altissimo livello, poi secondo Fofana e terzo io, sempre di un centesimo, quindi diciamo abbiamo un conto in sospeso io e Hassan, però non faremo con il compagno di categoria che è dell'Atletica Bergamo 59, diciamo che è una sfida aperta, è una sfida assolutamente sportiva ma molto molto aperta, e quindi solo il tempo dirà chi dei due riuscirà a spuntarla nelle prossime vicende. Buona mezz'ora, ciao.
Buongiorno a tutti, intervistiamo Laura Tosetto, categoria T12, e facciamo qualche breve domanda. Che sensazione ti dà correre in pista? Allora, correre in pista mi dà sensazioni molto positive perché mi permette di migliorare ogni giorno, comunque di migliorare sempre me stessa, di conoscere me stessa, superare i miei limiti. Un'altra domanda con una risposta molto breve. Che differenza c'è tra correre da sola, come tu hai già provato l'anno scorso, oppure rispetto a correre con una guida, con una persona di fianco? Allora, io ho corso da sola, ma non ho mai gareggiato da sola. E comunque, avendo un piccolo residuo visivo, riesco a correre da sola. Ma avere una guida mi dà molta sicurezza in più e posso contare sull'aiuto di un'altra persona, comunque è una cosa importante. Grazie Laura. Stesse domande le poniamo a Gaia Rizze, categoria T11, con residuo visivo inferiore rispetto a Laura. Che sensazione ti dà a te correre in pista? Allora, per me correre in pista è una bellissima sensazione perché io sono una ragazza molto timida e mi fa imparare a conoscere il mio corpo, le mie emozioni, sensazioni, mi imparare a conoscere quello che posso fare, i miei limiti, insomma, e migliorarli sempre di più. Mentre rispetto anche a te a correre da sola rispetto a con una persona di fianco, anche se tu hai sempre corso con la stessa guida, Giulia. Allora, io prima di diventare non vedente totale, appunto, correvo da sola e è molto diverso da correre con una guida. Correre con una guida bisogna imparare a fidarsi sia della guida che anche la guida a fidarsi dell'atleta. Si impara a conoscere il corpo dell'altra, le proprie emozioni, sensazioni. Per me si diventa come sorella, infatti con la mia guida io ho un rapporto come sorella. Bene, direi un grazie particolare alle guide e alle nostre due ragazze.